Buonasera amici di Pole Position, Dani Mendez qui per presentarvi Gelesis, azienda che si occupa di biotecnologie. Vado subito a presentarvi il professor Alessandro Sannino e Giovanni Abate, direttore finanziario. Buonasera. Buonasera e buonasera. Benvenuti a Pole Position. Parliamo di un settore della biotecnologie, ovvero? Ma è frutto della ricerca italiana in un settore avanzato, tecnologie a servizio della salute dell'uomo. Allora, Gelesis sta per? Gelesis è un nome coniato a partire dall'origine del prodotto di questa società, che è un gel. Okay. Un gel superassorbente, oggetto del mio dottorato di ricerca a Napoli col professor Nicolais, sviluppato per altre applicazioni non biotecnologiche. Questo è un superassorbente, un materiale in grado di assorbire grandi quantità di liquido. Quando dico grandi parlo di un materiale che può assorbire un litro d'acqua per grammo di materiale secco. La punta di un cucchiaino assorbe una bottiglia d'acqua. Grazie per questo, perché infatti Gelesis, perché i nomi delle aziende sono molto importanti, c'è sempre dietro ovviamente un significato. Una storia, ed è una storia che parte da lontano, ecco, dicevo. Ecco, parte nel 2006. Parte nel 2006, la costituzione della società, la ricerca è stata fatta anche prima, è una start-up, una start-up da ricerca italiana, io adesso sono all'Università del Salento. È una ricerca che è nata per lo sviluppo di un materiale per terapie del tratto gastrointestinale. Il primo prodotto è per l'obesità. Quindi un materiale che si ingerisce in forma secca, insieme a due bicchieri d'acqua prima dei pasti principali, si gonfia nello stomaco dando senso di sazietà, quindi è una sorta di sostituto del palloncino intragastrico, ma completamente naturale. Poi è progettato per sgonfiarsi nello stomaco durante la prima fase della digestione, arriva nell'intestino e si gonfia di nuovo, e la pienezza intestinale dà una sensazione di sazietà anche maggiore della pienezza dello stomaco. Poi percorre il tratto gastrointestinale, rilascia tutto il liquido nell'ultimo tratto intestinale e viene espulso nella piccola quantità che era stata ingerita. Amici a casa, avete capito? Io sì. No, infatti, ovviamente scherzo, però stiamo parlando della terapia tratto intestinale, mi scuso, stomaco. E però questa azienda, adesso ovviamente c'è la parte italiana che si trova a Lecce, però nasce a Boston, negli Stati Uniti. In realtà nasce dalla ricerca italiana, una sede a Boston e una sede a Lecce. Okay. A Lecce facciamo tutta la ricerca e sviluppo e anche la produzione industriale. L'abbiamo tenuta in Italia, al sud, pur commercializzando adesso il prodotto negli Stati Uniti e anche in Cina tra poco. Made in Lecce. Made in Italy. Allora, dottor Abate, adesso passiamo ai punti di forza. Beh, allora, da questo punto di vista vorrei partire con un endorsement. Il nostro primo punto di forza è il professore Sannino. Quindi noi abbiamo lui che è a capo, è il capo scientifico, insomma, della nostra società, e quindi il fatto di averlo, di essere stato lui il fondatore della società, è il primo punto di forza. Poi da un punto di vista pratico la società ha cercato di proteggere al meglio la proprietà intellettuale, perché nel campo delle biotecnologie è chiaro che bisogna avere una forte protezione intellettuale della proprietà intellettuale, e la protezione avviene worldwide. Non abbiamo protetto soltanto il prodotto ma anche il processo, quindi diciamo la copertura copre ampiamente e ci garantisce dal pericolo che qualcuno possa copiare il nostro prodotto. Perché in questo settore c'è parecchie persone. Chiaro, parliamo comunque di un settore, certo, parliamo di un settore, quello delle biotecnologie, dove i prodotti potrebbero essere soggetti a essere copiati. Diciamo che in passato, infatti, qualcun altro si era vantato di aver raggiunto, no, dei risultati analoghi con prodotti analoghi al nostro, ma chiaramente poi il mercato lo ha bocciato e si sono rivelati dei bluff. Perché parliamo appunto di un prodotto unico, perché nato appunto dal frutto degli studi del professore, che è completamente food grade, quindi parliamo di un prodotto completamente naturale, e che non ha nessun tipo di impatto sulla salute e altro. Comunque, gli dico la parola Plenty, cosa gli viene in mente? Plenty è appunto il nome del prodotto, così come lo stiamo adesso commercializzando in maniera massiccia negli Stati Uniti. Siamo partiti con il lancio del prodotto in maniera massiva alla fine del mese di gennaio.
frutto, chiaramente abbiamo dovuto aspettare la quotazione della società. La società si è quotata sul New York Stock Exchange, quindi a Wall Street, di recente nel mese di gennaio, e ha avuto una raccolta, l'ultima raccolta che abbiamo avuto è stata di 105 milioni di dollari, che erano appunto a supporto del lancio commerciale sul mercato americano. Sappiamo benissimo che è il primo mercato in termini purtroppo di persone che soffrono di obesità o anche semplicemente essere di persone sovrappeso, è il mercato americano, che da solo conta qualcosa come 175 milioni di soggetti sovrappeso e obesi. E quindi sì, il Plenity è il nostro primo prodotto che ha ottenuto la clearance FDA nel 2019, è stato approvato anche per la commercializzazione nel mercato europeo, quindi abbiamo una marchiatura CE ottenuta nel 2020. E diciamo la società si occuperà direttamente della commercializzazione per il mercato americano, dove andiamo direttamente noi. Abbiamo fatto un forte investimento e faremo forti investimenti nel marketing e nella promozione lì su quel mercato. Mentre, come promuovete, per esempio, una mia curiosità, un prodotto del genere in un mercato totalmente diverso da quello europeo? Certo, è chiaro, infatti la promotion sarà sul mercato europeo, poi si valuterà anche se entrare direttamente o tramite dei grossi dealer o qualche, insomma, dei contratti di partnership con altri grossi soggetti. In America diciamo che, a parte diciamo, il marketing che è caratterizzato da una forte promotion sia in termini di proprio pubblicitari, quindi di pubblicità che viene mandata sui principali canali americani, tutto il territorio nazionale, i social media anche, che ormai sappiamo benissimo la fanno spesso da padrona, e però per il canale, diciamo che dove ci distinguiamo principalmente è nel canale distributivo, quindi da un lato c'è chiaramente una classica promotion, poi nella distribuzione invece lì abbiamo deciso di, oltre a quello che era il canale classico, cioè quello del contatto medico-paziente, il contatto in persona, cioè il contatto dal vivo con il paziente, il quale andrà dal suo dottore, chiederà, insomma, il quale gli farà una visita normalmente e alla fine potrà prescrivergli il nostro prodotto. C'è il secondo canale, che lì in America è già molto avanti, che è quello della telemedicina, cioè la telehealth. Da questo punto di vista la società ha già chiuso un accordo con uno dei principali attori in questo campo lì in America, Ro Pharmaceutical, che permette appunto di evitare la visita in persona, ci si può connettere direttamente con il medico o via app o con una telefonata, il medico a quel punto valuterà il soggetto col quale si sta interfacciando, se può o meno prendere il nostro prodotto e a quel punto glielo prescriverà e loro potranno ritirare presso le farmacie della stessa struttura il prodotto. Chiaramente i margini sono leggermente diversi rispetto a quelli che si possono avere con una vendita, diciamo, diretta tramite il dottore. Ro nel frattempo ha già dato un prepayment, cioè ci ha pagato 40 milioni in anticipo sulle, sulle potenziali vendite del prodotto per accaparrarsi l'esclusiva, perché chiaramente sono diversi gli attori che operano nel campo della telemedicina, lui si è accaparrato l'esclusiva della vendita del prodotto, del nostro prodotto sul mercato americano. Sul mercato cinese, prego. Cioè, ovviamente ci sarà anche il mercato americano, ma anche quello cinese, però poi il tempo a nostra disposizione si sta concludendo, però concludiamo con i progetti futuri, ma soprattutto come siete riusciti anche a sopravvivere in questa pandemia. I progetti futuri sono importanti, abbiamo una pipeline lunga di prodotti che stiamo sviluppando per terapie del tratto gastrointestinale, che vanno dalla stetosi epatica non alcolica alla constipation, ma soprattutto il progetto fondamentale è raggiungere chi soffre e chi può avere un giovamento dall'utilizzo dei nostri prodotti. Oggi chi vuole combattere l'obesità e il sovrappeso, domani anche queste altre patologie. In pandemia siamo stati molto agili, siamo riusciti a non chiudere se non credo per un paio di settimane, nonostante ciò diciamo il gruppo è rimasto saldo, sempre con grosso entusiasmo. Io sono il più anziano, quindi è un'azienda che credo sia un bel messaggio per il mondo imprenditoriale, ma anche della ricerca italiana, che insomma si distingue quando vuole sempre. Può fare passi importanti anche nei percorsi traslazionali, cioè dalla ricerca all'impresa, e quindi è bello raccontarla. Grazie. Grazie a lei. Bellissime parole. Io ringrazio il professor Alessandro Sannino e il fondatore della Gelesis e Giovanni Abate, appunto direttore finanziario. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a lei. Grazie a lei. In capilupo.
Bene amici, ci vediamo alla prossima sempre qui a Pole Position. Buonasera amici di Pole Position, questa sera in Pole Position con noi la Leo Pharma con sede a Roma e ho piacere di presentarvi Claudio Verti, Business Unit Director. Buonasera, benvenuto. Stasera buonasera. Mi esce un po' lo spagnolo, l'ho detto Claudio Verti. Allora, stiamo parlando del settore farmaceutico, voi siete società farmaceutica, leader mondiale nelle malattie dermatologiche e non solo. Dermatologiche. Allora, partiamo da quello che è la storia di questa azienda che ha come sede centrale in Danimarca e poi arriva in Italia dopo 10 anni. E poi cosa succede? Beh, allora, la storia di Leo Pharma inizia, diciamo, all'inizio del secolo scorso, nel 1908, dall'incontro di persone che condividevano una grande passione, una grande ambizione, quella di mettere a disposizione per il maggior numero di persone possibile soluzioni terapeutiche innovative. Ed è una storia, diciamo, particolare, insomma, perché queste due persone, diciamo, nel realizzare questo loro sogno, come prima cosa acquistano una farmacia. E questa farmacia aveva una caratteristica, che fuori dalle mura della farmacia c'era un disegno di un leone. Mm-hmm. Per questo motivo queste persone hanno chiamato quella farmacia Leo Pharma. Oggi, a distanza di 115 anni, Leo Pharma è una multinazionale presente in più di 130 paesi nel mondo, con 6.000 dipendenti, e che ha affermato la sua leadership, come le dicevo, proprio in un ambito specifico, che sono le patologie dermatologiche. E quindi parliamo del core business nello specifico. Sì. Dopodiché, è appunto di questi 130 paesi in cui Leo Pharma è presente, 10 anni fa Leo Pharma ha deciso di entrare anche in Italia. Mm-hmm. Perché l'Italia? Beh, l'Italia innanzitutto è il settimo mercato farmaceutico più grande al mondo. E oltre a questo l'Italia ha una caratteristica specifica basata sulla professionalità, diciamo, di questo mondo, no? La professionalità data dagli specialisti e dai medici che ci lavorano, ma allo stesso tempo dalla proattività dell'associazione dei pazienti, e questo rende appunto il sistema Italia, diciamo, un sistema sanitario fra i migliori al mondo. Bene, mi fa piacere che venga detto questo perché generalmente si degrada, no, il sistema sanitario, invece avere una conferma, testimonianza importante da un'azienda come Leo Pharma è importante, amici a casa, ci tengo a sottolinearlo, però insomma è importantissimo questo. Parliamo del focus nello specifico, visto che è leader mondiale per quello che riguarda nel settore della dermatologia. Esatto. Beh, noi siamo appunto leader in dermatologia e abbiamo una gamma varia di prodotti per, diciamo, patologie acute e patologie croniche. Ma mi scusi, sì. Lei mi ha parlato che in Italia è il settimo, no, a livello... Sì, il settimo mercato farmaceutico a livello mondiale. Invece per quello che riguarda questa patologia come... Beh, diciamo che... Come siamo messi, ecco? Beh, diciamo le patologie croniche di cui andremo a parlare, che sono principalmente la psoriasi, mm-hmm, e la dermatite atopica, hanno un impatto significativo. Pensi che la psoriasi ha un'incidenza del 2-3% a livello mondiale. Che cosa significa? Significa che oggi abbiamo più di 150 milioni di persone che soffrono di questa patologia. Mm. Per quanto riguarda la dermatite atopica, diciamo, rientra più o meno in un quinto della popolazione nei paesi occidentali, per cui sono entrambe patologie molto molto diffuse. Per quanto riguarda la psoriasi, Leo Pharma, diciamo, in questo percorso ha avuto due momenti importantissimi. Il 2018, quando abbiamo lanciato sul mercato un prodotto che va a curare la psoriasi lieve moderata, mm-hmm, che è un prodotto, diciamo, topico, con una innovazione specifica che è una formulazione a base di schiuma spray, calcipetrolo betametasone schiuma spray, che ha completamente cambiato il paradigma terapeutico di questa patologia lieve moderata, mm-hmm, ed ha migliorato significativamente la vita dei pazienti. L'anno successivo, nel 2019, abbiamo lanciato invece un farmaco biologico, e questo farmaco biologico si focalizza principalmente sulla cura invece di la psoriasi grave, moderata severa. Mm-hmm. E questo ci ha dato la possibilità di essere, diciamo, l'unica azienda oggi presente sul mercato farmaceutico a curare, diciamo, patologie, o meglio a curare severità di psoriasi dalla lieve alla severa. Per cui ci ha dato, diciamo, la possibilità di essere unici da questo punto di vista, certo, perché rispondiamo a tutte quelle che sono le esigenze di cura di questa patologia, come raccontavo, così diffusa.
È una patologia, ma è anche un qualcosa che va a toccare anche la parte psicologica, ma ne parleremo sicuramente più avanti. Allora, però a giugno cosa viene molto importante? Poi le citavo l'altra patologia cronica molto significativa, che è la dermatite atopica, che la dermatite atopica è una patologia cronica caratterizzata principalmente da due sintomi, un forte prurito, okay, e delle lesioni eczematose. Questo ovviamente puoi immaginare che rende la qualità di vita di questi pazienti, diciamo, ha un impatto significativo molto sulla qualità di vita dei pazienti, no? E nel 2021, diciamo, EMA, che è l'ente regolatorio europeo, ha approvato questa nuova molecola che si chiama Tralokinumab. Tralokinumab. E questi studi scientifici di registrazione hanno dimostrato appunto che questa molecola avrà un impatto significativo, diciamo, in maniera migliorativa sulla qualità di vita dei pazienti, sul sonno e su altri parametri che sono molto importanti. Allora, la Leo Pharma investe quasi il 23% del budget appunto per quello che riguarda la ricerca e lo sviluppo. Ci spieghi un po' nello specifico? Beh, questo è uno degli elementi caratteristici, diciamo, della Leo Pharma. Pensare appunto che noi investiamo quasi un quarto dei nostri fatturati in sviluppo e in ricerca, dà immediatamente l'idea, no, della Leo Pharma, che comunque ha uno sguardo per il futuro. Uh-huh. Diciamo, questi investimenti, che corrispondono al 24% dei nostri fatturati, vanno ovviamente a essere, diciamo, una fondamenta importante e significativa per la ricerca di nuovi farmaci e nuove molecole, per andare appunto a migliorare in futuro la vita dei pazienti. In più, per quel che riguarda, diciamo, la nostra realtà italiana, noi, diciamo, in questo anno che è appena trascorso abbiamo investito 800.000 in ricerca e sviluppo, e se andiamo a considerare il triennio 2018-2021, che è stato un triennio molto particolare perché siamo stati, diciamo, ahimè purtroppo impattati dal Covid, abbiamo investito più di 3 milioni di euro. Per cui la ricerca è al centro sicuramente, come dire, del mondo Leo Pharma. Perché durante proprio questo periodo queste malattie sono insorte, oltre che al Covid, si sono, diciamo, no? Sì, sono venute fuori, e parliamo proprio del periodo Covid, come siete riusciti a... Ma allora, la Leo Pharma, diciamo, oltre alla caratteristica distintiva di un'azienda che investe significativamente in ricerca, io, ecco, così citerei altri due elementi che ci caratterizzano. Due progetti, una cosa molto importante, sì, anche. Il primo è il discorso che noi siamo un'azienda, quello che gli inglesi definiscono patient centric, cioè significa che in ogni step del nostro progetto mettiamo al centro il paziente o ragioniamo sempre con in mente quale può essere il beneficio del paziente. E l'altro elemento è un concetto di innovazione, per cui abbiamo pensare un po' di out of the box, pensare sempre qualcosa in maniera più creativa e innovativa. E proprio nel periodo Covid abbiamo, come dire, realizzato due progetti di vicinanza nei confronti del paziente. Il primo si chiama Dermatologicamente, che è un progetto dove Leo Pharma, come dire, è stato sponsor, diciamo, sponsor incondizionato attraverso l'Associazione Italiana dei Pazienti, appunto, che soffrono di psoriasi, e Giovani Psicologi Lombardi. Diciamo, queste due organizzazioni hanno realizzato un supporto psicologico gratuito per tutte quelle persone, appunto, che soffrono di patologia dermatologica cronica. E invece quello riguarda l'aderenza terapeutica. E il secondo progetto che abbiamo sviluppato sempre durante il Covid, ci siamo messi così da parte dei pazienti e abbiamo immaginato che durante il Covid, come ci ricordiamo tutti, era difficile uscire di casa, per cui andare a prendere questi farmaci nelle farmacie ospedaliere o nei punti, appunto, di distribuzione era molto complicato. Di conseguenza abbiamo organizzato quello che chiamiamo un home delivery, cioè abbiamo portato a casa dei nostri pazienti, appunto, il farmaco o i farmaci, in maniera tale che il paziente potesse continuare a curarsi e potesse continuare, appunto, a osservare quello che è una cosa molto importante per guarire o per migliorare, appunto, la propria qualità di vita, che è l'aderenza terapeutica. Aderenza terapeutica, Siamo tutti, secondo me, sotto aderenza terapeutica. Allora, nuove soluzioni e innovazioni per il futuro. Sì, per quanto riguarda il futuro, noi abbiamo una pianificazione, una progettazione dei progetti 2020-2030, per cui ci proiettiamo ovviamente per il futuro e abbiamo, come dire, siamo ambiziosi. La nostra ambizione è quella di portare ogni 2 anni sul mercato
dei prodotti che sono o first in class o best in class. E cosa significa? First in class significa che vogliamo portare dei prodotti innovativi con dei meccanismi d'azione diversi da quelli che già sono presenti sul mercato. Oppure best in class sono, diciamo, dei prodotti che in base agli studi scientifici si posizionano come prodotti migliori rispetto a quelli che già ci sono. Questa è la nostra ambizione. La nostra ambizione e il nostro traguardo è arrivare al 2030 ed essere, diciamo, i primi, diciamo, in questo ambito nella dermatologia, la prima azienda nella dermatologia medica. Questo è il nostro obiettivo nel 2030. Grazie. Ringrazio Claudio Berti, Business Unit Director della Leo Pharma. Grazie per essere stato con noi a Pole Position, in bocca al lupo. Chiara Pellupo, grazie a lei. Grazie amici di Pole Position per aver seguito anche questa volta questa puntata e ci vediamo alla prossima, sempre qui in Pole Position. Grazie.